Back to Faxaccio, Chuck, azione! Ciao ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Back to Faxaccio. Oggi parliamo di un remake. Infatti, 44 anni dopo, torna sul grande schermo la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Brian Garfield, ovvero Il giustiziere della notte. Amo la mia famiglia. E quando aveva più bisogno di me? 911, qual è l'emergenza? Degli uomini stanno cercando di entrare in casa, sono qui! No! Non sono riuscito a proteggerla. Diretto da Eli Roth, che lo ricordiamo dal ruolo da regista in pellicole prevalentemente dell'orrore e splatter come Hostel e Hostel parte seconda, e che ha contribuito a splatterizzare alcune scene di questo film, dove troviamo un vero duro a morire come Bruce Willis nei panni del nostro protagonista, il dottor Paul Kearsey. Il dottor Kearsey è un chirurgo che si rende conto dell'alto tasso di criminalità che sta devastando Chicago attraverso il numero di vittime che entrano che lui deve curare quotidianamente in ospedale. Una sera però, tra queste vittime, in seguito ad un'aggressione, finiscono in ospedale anche sua moglie e sua figlia. Sarà da questo momento che Paul avrà una metamorfosi schizofrenica. Di giorno, uno stimato chirurgo intento a salvare la vita dei propri pazienti. E di notte, giustiziere che uccide i criminali a sangue freddo. Sei rimasto ferito in una sparatoria? È stato l'uomo dei gelati. Chi è l'uomo dei gelati? Non puoi andare a scuola se non lavori per lui. Chi sei? Il tuo ultimo cliente. La polizia lo inserisce subito tra i più ricercati, diventa un fenomeno mediatico. Chi sarà mai questo eroe coperto solo da una felpa con cappuccio che va in giro a uccidere i criminali? Ovviamente l'opinione pubblica si divide. C'è chi lo difende e chi lo accusa di essere un criminale come quelli che lui uccide. Questo film fa riflettere molto sull'uso improprio e la facilità che c'è negli Stati Uniti nel reperire qualsiasi tipo di arma. Curioso come questa pellicola ritorni in auge proprio durante la presidenza Trump. Addirittura, quando il dottor Kearsey si reca presso un'armeria, viene evidenziato quanto sia facile poter acquistare un'arma e in 72 ore avere a disposizione tutte le licenze per poter sparare. Allora, bambacci! Una critica che devo fare subito a questo film, che non è solo mia, perché ho già riscontrato anche in altre persone, è riguardo l'ironia di questo film, che è troppo sottile. Un'ironia talmente tra le righe che quasi certe volte è impercettibile. A tal punto che mi porti a pensare, ma sul discorso armi, stiamo ironizzando o facciamo sul serio? Grande gioco! Poi però, quando mi sono andato a informare e soprattutto ho scoperto che lo sceneggiatore è totalmente contrario a questo tipo di politiche, allora sono riuscito a capire ad avere la conferma che il tutto fosse ironico. Una cosa che invece ho apprezzato tantissimo di questo film è che, essendo ambientata a Chicago, ovviamente gli sceneggiatori non potevano non inserire qua e là qualche riferimento al mondo del basket NBA e a sua maestà aerea MJ. In veste di allenatore e giocatore della squadra, altezza 1,98 m, proveniente dall'Università del North Carolina, il signore del parquet, sua altezza aerea, Michael Jordan! Siamo arrivati alle votazioni. Se avete visto uno dei miei video scorsi dove recensivo La vedova Winchester, ve la lascio qui tra i consigliati qualora non l'abbiate visto. Saprete che le mie votazioni vanno da una scala molto semplice e molto comune, cioè da 1 a 5, dove 1 sta per mi ha fatto proprio... e dove 5 sta per... oh mio Dio, ma è un capolavoro! Per quanto riguarda i film dell'orrore, come mezzo di voto uso i rotoli di carta igienica. Invece, per tutti gli altri film, utilizzerò i Fari d'Oscar, che non è altro che un Oscar col mio bel faccione. Al giustiziere della notte io assegno... 3 fari d'Oscar e mezzo! Non gliene do 4 perché sì, è un bel film e non ti annoia, però la trama è sempre la stessa, già vista e rivista, mangiata e già digerita, quindi pecca di originalità. Se siete amanti di film del genere di Io vi troverò o Giustizia privata, questo film fa il caso vostro e vi consiglio di andarlo a vedere al cinema. Se invece doveste trovare questo genere di film scontato e o banale, allora risparmiatevi i soldi del cinema. Siamo arrivati alla fine, spero che questa mia nuova recensione vi sia piaciuta. In tal caso vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto cliccando qui.
di commentare qui sotto scrivendomi se avrete intenzione di vedere questo film e che ne pensate, e anche di scrivermi quali film vorreste che io vada a recensire tra quelli che sono in uscita prossimamente al cinema. Ciao!